Vai. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto, benvenuto Franco Macchieri a Verbania, alla Roma Maggiore di Arte Altura. Verbania, lui è che è uomo del Club Alpino Italiano, ha 140-150 anni fa c'erano le quattro rosine, erano le sezioni del CAI di Biella, Varallo, Intra e Domodossola. La nostra è una terra che alla storia del CAI ha dato molto e ha dato anche alla storia dell'alpinismo italiano, anche perché Madre Natura ci ha regalato quella parete est del Monte Rosa, che è l'unico pezzo di Himalaya che c'è sulle Alpi. Oggi con lui faremo un viaggio dell'avventura. Lui è sinonimo di avventura, quella con la A maiuscola, quella cosa che oggi sembra impossibile nella nostra contemporaneità. Partiamo da un elemento, un'esperienza individuale per poi arrivare a temi più generali, più collettivi. Lui è del 1962, io sono del 56, però le generazioni erano quelle. Dopo il diploma di maturità, quando la cronologia ci impone di diventare grandi, c'è chi pensa alle donne, c'è chi pensa a fare i soldi, c'è chi pensa alla carriera e c'è anche chi pensa ad altro, magari alle montagne. E in quegli anni, per me meravigliosi, come anche sono certo per lui, lo ascolteremo, ti senti padrone del mondo, insomma, no? Ti senti in diritto di scegliere in piena libertà. Lui inizia con alcuni compagni un viaggio attraverso le Alpi. Bonatti aveva fatto d'inverno un po' di anni prima, insomma, no? Che poi un viaggio attraverso le Alpi non è magari niente di speciale, come diciamo noi, un passo dopo l'altro. Però, tornando al tema di Lago Maggiore letteratura, un viaggio fatto al freddo, per cui adesso ce lo racconti. Sì, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, grazie a Letteratura per l'invito, grazie a Paolo che mi accompagna, ecco, in questo racconto. Sì, allora io all'epoca, diversamente da oggi, abitavo a Milano, però ero molto legato alle montagne perché mia nonna era delle Dolomiti, era di Agordo, e quindi ho vissuto da quando sono nato, ecco, questo contrasto di esperienze tra la città e la montagna che ho sempre frequentato. Era qualcosa di assolutamente familiare lo stare in montagna per me da quando ero bambino. E però, ecco, arrivando alla quinta liceo, alla soglia dell'esame di maturità, la vita della città, la vita costruita dalla civiltà, dalla nostra civiltà, mi suscitava sempre più dubbi, era quasi diventato uno scontro, come è normale a 18 anni, 19 anni, e lo stesso valeva per i miei amici con cui spesso andavo in montagna. Cercavamo nelle esperienze in montagna qualcosa che ci desse delle risposte diverse, delle risposte alternative su che cosa può essere la vita. E così, ecco, è nata questa idea di vivere dopo la maturità un'esperienza diversa dal classico alpinismo o escursionismo, che è un'esperienza di solito spezzettata in tante esperienze. Noi avevamo già passato le estati, le vacanze della scuola interamente in montagna, ecco, tra la quarta e la quinta, 100 giorni di montagna, però con tante salite, tanti giri di uno, due, pochi giorni, e io mi sono reso conto che questo spezzare, questo interrompere l'immersione nel mondo della montagna, nei suoi eventi, proprio quando dopo qualche giorno si comincia a esserne assorbiti, a far parte di quel mondo, mi toglieva forse la parte più importante. E così la scelta di dire: stavolta facciamo un'esperienza continua, un'esperienza di durata così lunga che quando si sta in mezzo non viene neanche da pensare a quando si è partiti e che prima o poi si concluderà. Si sta là, si vive in mezzo alle montagne.
Ecco, questo desiderio proprio di condivisione del tempo con la montagna, col loro tempo, il tempo delle montagne, era davvero un sacro fuoco, ecco, una passione inestinguibile, che ci permetteva anche di fare delle scelte che a freddo apparirebbero scomode, faticose o rischiose. Ecco, perché in realtà, ecco, questo fuoco della passione ha spinto me e i miei amici hanno compiuto il viaggio con me, diciamo, in una specie di staffetta, cioè 8 amici, ognuno ha fatto un tratto accanto a me, mentre io ho percorso tutto l'arco alpino da un mare all'altro. Ma ecco, la scelta proprio di toglierci il fuoco in senso prometeico, nel senso del mito di Prometeo che rubò, secondo il mito, il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini e cambiare la vita dell'uomo, il fuoco che rappresenta tutta la tecnica, la tecnologia che trasforma la vita dell'uomo, e ovviamente rendendo la vita più facile, permettendo alle civiltà di diventare sempre più potenti, oggi ne vediamo anche le conseguenze, e creando una cesura netta con le nostre radici naturali, no? Che sono poi la maggior parte del tempo passato dai nostri antenati sulla Terra, ecco, alcuni milioni di anni contro i neanche 10.000 anni delle civiltà. Però tutto quel tempo e quel mondo in cui la nostra psiche e anche il nostro fisico, il nostro corpo erano in equilibrio col mondo naturale, ecco, noi l'abbiamo dimenticato. Allora, cosa vuol dire togliere il fuoco? Innanzitutto, ecco, c'è stato questo desiderio di provare a stare nelle montagne giorno e notte senza chiuderci dentro a degli edifici, quindi per lo più, salvo casi eccezionali, evitando i rifugi e senza portare con noi neanche la tenda, quindi ritrovare questa vita all'aperto, un po' come animali selvatici, solo sacco piuma e stuoia e neanche il fornello, cioè rinunciando a portarci il fornello, quindi sfruttando solo il calore che c'è dentro di noi, ecco, e stando nell'aria della montagna così come viene, così come si presenta, mangiando quindi pane formaggio, pane i salumi, pane cioccolato, quello che si comprava ogni tanto nei villaggi. Intanto andare sempre, ogni giorno, con tutti i tempi, attraverso tutti gli ambienti delle Alpi. Quindi non solo sentieri, non solo alpinismo, ma un po' tutto, attraversando i gruppi, molti dei gruppi più significativi, eclatanti dell'arco alpino, scalando 25 tra le cime più importanti delle Alpi, moltissimi ghiacciai, anche il Monte Bianco, il Monte Rosa, per dire, il Bernina, e così via. E ogni giorno, ecco, far continuare questa immersione nella durata del tempo delle montagne, camminare fino al tramonto e trovare un luogo tranquillo, stendere sacco piuma e mettersi a dormire così sotto al cielo, sotto alle stelle. Ecco, e scoprire che questa condizione di vita ci fa molto meglio di quello che si può immaginare. Ecco, io temevo, naturalmente, avevo molti dubbi prima di partire, che saremmo riusciti ad adattarci, a star bene con questo ritmo e con questa esposizione al mondo naturale delle Alpi, e invece è stato proprio la scelta vincente. Non ho mai dormito così bene come una volta adattato a stare all'aperto. Qualche riparo in caso di maltempo si trova sempre, qualcosa di provvisorio, e ecco, questo mi ha dato una grande serenità. E quindi, ecco, a volte il fuoco, che sembra così importante per tutto quello che dobbiamo fare come esseri civilizzati, qualche volta va anche tolto per scoprire qualcosa di grande valore che già ci apparteneva, ma a cui abbiamo rinunciato per qualcosa di più comodo
o di più ricco materialmente, ma se non riusciamo ogni tanto appunto a togliere qualcosa di queste comodità, di questa potenza, di questa forza che viene da ogni genere di fuoco, forse ci mancano le cose più importanti, le cose più universali che danno un senso alla nostra vita e che c'erano nell'antichità. Ecco, questa è l'essenza, insomma. Ancora una domanda biografica, dopo partiamo a temi più generali. Da questa prima esperienza dei 18 anni, passo dopo passo, ritorno ai primordi del percorrere dell'uomo, l'Europa, cosa hai fatto tu nella vita? Allora, una cosa che devo sempre ricordare, perché a volte non ci si pensa, è che tornare da questo tipo di esperienze è molto più duro che partire, perché, come certamente hai sperimentato anche tu, quando si passa un lungo periodo diciamo dialogando con la logica della natura, tornando di colpo alla vita della città, quindi con una logica artificiale che cerca di far funzionare un mondo molto complesso, ma pianificato dalla nostra mente, pianificato se va bene, ecco, oppure anche un po' caotico, si ha veramente l'impressione che tutto perda senso. Per cui io dopo l'esperienza delle Alpi, come anche di altre traversate successive, sempre in quegli anni giovanili, mi sono trovato molto in difficoltà nel trovare una via che mettesse insieme una vita nella società e contemporaneamente la mia vocazione, che doveva essere, perché questo è da quando sono bambino che ce l'ho in testa, doveva essere qualcosa che ci aiutasse a tornare in un buon rapporto con la natura. Ecco, questo è quello che ho sempre desiderato fin da quando ero bambino. E per cui ci ho messo un bel po' di tempo, diversi anni, a trasformare, ecco, quello che ho cominciato subito a fare, no? a raccontare queste avventure come conferenziere. Le Alpi le avrò raccontate un centinaio di volte in giro per l'Italia, nelle serate, tante serate con le diapositive e così via. E un po' alla volta, ecco, sono riuscito a entrare nelle redazioni delle riviste di montagna. In pratica sono diventato giornalista, un po' alla volta scrittore, e tutto questo ha continuato a evolversi nel tempo, perché oggi il giornalismo di montagna, nel senso di scrivere degli articoli, dei servizi, è diventato una parte molto piccola, no? Sono poche le riviste che sono rimaste ancora, le riviste cartacee ancora aperte, e invece, direi fortunatamente, è cresciuto moltissimo l'interesse per una comprensione, una conoscenza della montagna sul terreno, che non ha più a che fare con le, o non solo comunque con gli exploit, le grandi imprese dell'alpinismo o le lunghe avventure, ma è soprattutto il condividere, ecco, un proprio modo di rapportarsi alla montagna, alla natura, con tante persone. E quindi adesso lavoro molto con seminari sull'orientamento senza tecnologie, su cammini di formazione, ecco, a tappe anche, in tenda. Domani devo andare a Norcia perché mi aspettano 8 giorni di cammino sui Monti Sibillini con una dozzina di altre persone. Ecco, e quindi tutto si è trasformato, e direi con mia grande felicità e fortuna sono riuscito, ecco, a inventare in qualche modo questo tipo di lavoro, che è un po' come un ventaglio di tante attività, ma tutte legate alla relazione con le montagne e a scoprire sempre qualcosa di più nelle nostre possibilità di convivere, ecco, con il resto della natura. Ancora una domanda biografica. Vengono, no? Io ricordo oltre 20 anni fa un numero della rivista Alp dedicato proprio al tema dell'avventura, dove lui era stato in Norvegia e aveva attraversato la penisola scandinava senza bussola, senza
GPS loro forse non c'erano, però sono gli strumenti moderni, senza cartine, e dicevo, ma questo è matto. Eppure l'ha fatto, poi l'Islanda, poi il Nord Europa, poi il Perù, di cui abbiamo accennato prima, c'è un libro tuo proprio sull'Huascaran, no? C'è sull'oltre, anche l'oltre se stessi. Ecco, è un percorso un po' anomalo rispetto ai molti che si sono cimentati con questo tipo di avventura. Puoi magari spiegarcelo un po' bene, com'è nato e com'è possibile questo? Sì, allora, attraversando le Alpi, diciamo già l'attraversata delle Alpi era legata a una filosofia che si era sviluppata, cioè che in realtà aveva sempre accompagnato l'alpinismo e non solo, e che negli anni 70 era stata ripresa con molta forza da Reinhold Messner, ma anche Bonatti ne parlava parecchio, e cioè di muoversi nella natura, sulle montagne, by fair means, cioè con mezzi leali. Naturalmente è una cosa che si può interpretare in tanti modi. Messner l'aveva fatto salendo gli 8000 senza bombole, maschera e ossigeno supplementare. Ma naturalmente ci sono tantissimi aspetti del nostro modo di muoversi sulla Terra che possono essere trasformati diventando più leali, o in altre parole che permettano di stringere una relazione più autentica col mondo e con gli eventi che incontriamo. E, per cui io ho proseguito, come avevo attraversato le Alpi senza tende, senza fornello, ho proseguito poi a fare altre traversate di altre terre anche più selvagge, sempre col minimo che mi sembrava possibile avere con me. Finché negli anni 90, nella seconda metà degli anni 90, mi ha stimolato, ecco, a cambiare ancora punto di vista quello che stava accadendo, e cioè dopo la prima guerra del Golfo, quindi questa diffusione dell'orientamento satellitare, che è uno strumento militare, no? L'abbiamo conosciuto perché nella prima guerra del Golfo gli americani bombardavano l'Iraq di Saddam Hussein con queste cosiddette operazioni chirurgiche, cioè dei missili guidati dal satellite. E in quegli stessi anni alpinisti e esploratori hanno accettato lo stesso sistema, hanno cominciato a farsi guidare sulla terra e sulla cima delle montagne da questi sistemi del Pentagono e del Cremlino. Ecco, io l'ho trovato una contraddizione talmente incredibile che mi sono detto, qui dobbiamo dare una risposta che ci porti ancora, che salvi un'autenticità ancora maggiore, ecco, nel nostro rapporto con la Terra. E quindi perché non provare, non solo non accettare questi nuovi strumenti, ma perché non provare a togliere anche quelli vecchi, le cartine, la bussola, l'altimetro, l'orologio? In fondo i nostri antenati non ne avevano bisogno, eppure hanno percorso i continenti, tutti i continenti della Terra andando ad abitare. Lo stesso fanno gli animali migratori. E così, ecco, mi sono preparato, ci ho pensato per qualche anno, e finalmente nel 1998, quindi 17 anni dopo la traversata delle Alpi, con lo stesso amico con cui ero partito per le Alpi, il primo della staffetta, ho attraversato la Lapponia norvegese, circa 600 chilometri, un'area che nell'interno è pressoché tutta disabitata, solo tre villaggi, ecco, su questi 600 chilometri, provando a non portare nulla di questi strumenti, senza le mappe, eccetera. E quindi, ovviamente, utilizzando quello che avevo imparato nel tempo, a orientarmi col sole, con i corsi d'acqua, con la posizione delle montagne, col vento, con l'apparire e scomparire delle nuvole sopra montagne che magari sono nascoste dall'orizzonte, o semplicemente traguardando verso l'orizzonte per tenere una rotta. E è stata una scoperta straordinaria, perché ci siamo mossi praticamente come se avessimo avuto le carte e la bussola. Non c'è stata differenza. Ecco, in questi altopiani sconfinati siamo arrivati dopo 22 giorni, quindi con più di 25 km al giorno,
siamo arrivati proprio al fiordo che avevamo sognato di raggiungere prima della partenza. Ecco, è come se una nuova porta si fosse aperta sul mondo. Se una relazione così stretta è possibile, nel senso che un'avventura così vuol dire essere in relazione con una quantità di elementi e di avvenimenti della terra che ci circonda e anche del cielo, che moltiplicano quegli elementi che di solito notiamo o non notiamo quando, per esempio, ci limitiamo a seguire dei segnavia o ascoltare, ecco, la vocina del navigatore. Non abbiamo bisogno di notare quasi nulla. E invece, ecco, mettersi nella situazione in cui dobbiamo far riferimento a tantissimi eventi intorno a noi, ecco che è come se il mondo si ingrandisse, rifiorisse, si arricchisse enormemente proprio in rapporto con noi, per darci delle indicazioni, per portarci avanti. E così da allora, ecco, la mia vita è cambiata di nuovo, perché ho fatto molti altri viaggi con lo stesso stile in situazioni diverse di montagne di tipo alpino o di altopiano oppure d'inverno sulla neve, su grandi ghiacciai o in deserti, così. E poi anche perché presto mi sono reso conto che questa possibilità di riavvicinare la natura non riguarda la natura interpretandola direttamente e non facendosi guidare dalla tecnologia, è qualcosa che oggi, di cui oggi si sente molto il bisogno. Quindi è da lì che è cominciata questa mia seconda attività molto significativa, proprio di condivisione con le persone sul terreno, quindi tutti i seminari, i corsi, i cammini in compagnia, e direi che è qualcosa che attrae, ecco, che viene condiviso sempre più volentieri da sempre più persone. Ecco, è stata la scoperta di qualcosa che manca al nostro tempo e che in fondo non è difficile ritrovare, non solo in posti remoti ma anche vicino a noi, perché anche in città possiamo spegnere le nostre tecnologie, non portarci la cartina e provare a perderci per le strade, orientarci col sole anche fra una casa e l'altra, oppure su delle colline, delle montagne, dei semplici campi o parchi nelle vicinanze di casa nostra. Però ecco, è un arricchimento, un cambio di prospettiva che ci permette di essere molto più autonomi nell'interpretare il mondo. Bene, l'abbraccio selvatico delle Alpi, che è il titolo del libro che racconta questa esperienza giovanile di Franco Bicchieri, professore, mi permetterà un minimo di analisi grammaticale su cui può correggermi, no? L'abbraccio, sostantivo, le Alpi, da mare a mare, no? Le Alpi che racchiudono e accolgono fra il Mediterraneo e il mondo del Nord Europa. Ma questo abbraccio è un abbraccio anche di accoglienza. Abbiamo dall'uomo del Similaun a millenni di accoglienza che le Alpi hanno fatto alla civiltà degli uomini. Nella Seconda Guerra Mondiale questa accoglienza, questo abbraccio è stato poi particolarmente significativo, e come Casa della Resistenza di Fondotoce ci abbiamo lavorato proprio tanto su questi problemi. C'è un aggettivo che è selvatico. Selvatico deriva da selva, la foresta, cioè tutto il mondo antico si è basato sull'opposizione tra silva e civitas, la città che era civiltà, la selva che è selvaggio, quello che fa paura, quello che io non conosco, che faccio fatica a dominare, che neanche le legioni possono dominare. Selvatico è il pagus, la campagna, da cui pagano urbe, civitas e urbe, è la città, quindi palazzi, le gerarchie, le mura, la sicurezza.
storia di letteratura, di stregoneria, abbiamo detto, le Alpi sono un mondo pagano da questo punto di vista, no? Poi c'è quel complemento di specificazioni delle Alpi che però probabilmente può valere per tutte le montagne del mondo, per le Ande, per i Pirenei, come per l'Himalaya. Ecco, questo mondo che tu hai conosciuto 40 anni fa, da giovane padrone del mondo, a 40 anni di distanza, come è cambiato? Ci sono delle filosofie ingegneristiche che parlano di addomesticamento delle Alpi, no? Renderle domus, renderle come casa, andare in montagna seduti. Ecco, cosa dico, come leggi 40 anni di esperienza di questo cambiamento? Sì, certo, io naturalmente sì, ero consapevole che anche 40 anni fa le Alpi erano state abitate da millenni dall'uomo e quindi non ci sono i paesaggi originari se non alle altissime quote. Però ecco, gli eventi che caratterizzano il divenire delle Alpi nel momento in cui ci si trova dentro immersi sono comunque qualcosa di selvatico, sono forze della natura. Ma ho preferito mettere selvatico anziché selvaggio proprio per ricordare che l'uomo c'è stato da tanto tempo. E per dire i paesaggi a pascoli, bosco e radure, così che caratterizzano molto le quote medie, ecco, delle Alpi, sono naturalmente un paesaggio che non era quello di quando c'erano solo i cacciatori e raccoglitori preistorici, ma che si è trasformato così dopo. Però è stato anche un paesaggio di grande equilibrio, in cui riconosciamo una grande bellezza e che ha favorito anche la biodiversità. Ecco, naturalmente è evidente che in realtà già dagli anni 50 c'è stato un po' un assalto, 50 e 60, un assalto a certe località delle Alpi per trasformarle in stazioni sciistiche, quindi palazzoni, grandi resort, impianti a fune e così via. Infatti io già allora, subito dopo la traversata, quando avevo pubblicato un servizio sulla traversata sulla rivista del CAI, concludevo proprio invitando a smettere di prendere le funivie se si voleva, ecco, che la montagna si conservasse, e ricominciare a salire a piedi fin dalla valle. Ecco, tutti questi processi sono andati molto avanti, sono accelerati sicuramente in questi ultimi tempi, anche se secondo me il cambiamento paesaggistico più grande che vediamo è dovuto al riscaldamento climatico e al ritiro dei ghiacciai. Ecco, come scrivo, come racconto in molti punti, in molti passaggi del libro, nell'81 noi iniziamo la traversata da Ventimiglia il 24 di luglio, perché il giorno prima c'era stata la maturità, quindi piuttosto tardi, in piena estate. Eppure, per tutto agosto e in parte anche a settembre, molti laghi delle Alpi erano ancora ghiacciati, avevano le lastre di ghiaccio sopra, e c'era neve dappertutto. I ghiacciai, escluse le lingue più basse, erano coperti di neve, le creste avevano delle bellissime cornici, era neve, non era ghiaccio vivo. E oggi è impossibile ritrovare un paesaggio del genere. I ghiacciai sono molto più piccoli, molte creste che allora erano nevose sono di pietre sciolte, e ghiaccio sui laghi, in agosto è impossibile trovarlo. Questo è un cambiamento grosso. E un altro, sempre nel paesaggio, è la ritirata dei pascoli, perché moltissimi alpeggi sono stati abbandonati oppure utilizzati in modo diverso, ecco, con meno cura rispetto al passato, e i boschi, le foreste delle Alpi sono cresciute, si sono estese moltissimo. Basta confrontare delle fotografie di 40 anni fa e di oggi per vedere gli incredibili cambiamenti che ci sono stati. Ecco, questo nella natura, ma sicuramente forse ancora più grandi sono i cambiamenti umani. Il cambiamento fondamentale è che allora
poi ancora fino a circa 1990, quando entravamo nella natura, in particolare sulle montagne, eravamo là con tutti noi stessi, cioè il corpo e la mente si trovavano effettivamente in quel luogo, eravamo dentro a quel tempo. Oggi, in generale, ecco, quella identificazione con un luogo è scomparsa, perché anche in natura quasi tutti restano in rete, in realtà. Con gli smartphone non si è più in un luogo preciso, non si è più al centro, in un luogo centrale rispetto all'orizzonte che c'è intorno. Questo è anche un momento di grande crisi per la geografia, perché non c'è più un centro della mappa, un punto vale l'altro. Quindi il cambiamento più grosso, secondo me, sta proprio nel fatto che uno può essere in un luogo qualsiasi della montagna, ma la sua mente può essere sparsa ai quattro angoli della terra, perché in quel momento ha scattato una fotografia e l'ha posta a dei conoscenti oppure a gente sconosciuta, e sta pensando: chissà che cosa dicono adesso quando vedono questa mia fotografia. No, si pensa più a ciò che non c'è rispetto a ciò da cui si è circondati, al luogo in cui si potrebbe essere immersi. Naturalmente, ecco, in tutto quello che io cerco di condividere con altre persone, propongo sempre di superare questa trasformazione e di recuperare la durata del tempo, di riunificare spazio e tempo, almeno quando ci prendiamo un po' di tempo libero per stare nella natura. Per cui io il cellulare lo lascio a casa, quando proprio bisogna portarlo deve essere spento, e anche l'orologio non lo porto. Riadattarsi, diciamo, al passare del tempo, come indicato dal variare della luce del giorno, e non illudersi, ecco, sulla propria ubiquità. L'ubiquità è una caratteristica di Dio, no? È ovunque. Una volta si diceva: Dio ti vede, no? In qualunque luogo. Noi ci siamo trasformati in dei, come molti studiosi hanno già messo in luce, e sicuramente l'illusione più grossa è quella, in questo senso, che ci dà la rete, perché possiamo raggiungere, ci possiamo illuderci di raggiungere tutto e tutti e di essere raggiunti ovunque noi siamo. Ecco, l'ubiquità. Mentre, secondo me, l'avventura che può insegnarci qualcosa come uomini reali, e quindi piccoli nell'immensità, è rinunciare a questa ubiquità, ritornare a stare dove siamo e confrontarci autenticamente col luogo dove siamo. Franco, tre domande secche, 2 minuti di risposta. Primo, tu sei garante internazionale di Mountain Wilderness. 30 anni fa, io giovane alpinista, andammo a Biella, gruppo di 3 amici, al congresso di fondazione, questo teatro che sembrava di essere alla Scala, sponsor la banca Sella, okay, conservo le tavole di fondazione, una cartellina, la locandina disegnata da Saint-Rivel, alpinista e artista francese, è ancora appesa nel mio studio. Oggi l'idea di Mountain Wilderness, la Greenpeace della montagna, appare un po' appannata. Qual è il suo ruolo oggi? Brevemente. Sì, ma dunque, inizialmente si trattava, ecco, di cercare di salvare i luoghi selvaggi della montagna, la parte più selvatica della montagna, di non invaderla ulteriormente, perché là si può raggiungere anche un tipo di esperienza, di avventura, che ha una componente spirituale. Ecco, la componente spirituale del rapporto con la natura rischia spesso di incrinarsi, di scomparire, se ovviamente ci andiamo grazie a infrastrutture, macchine potenti, tecnologie, eccetera. Col tempo, ecco, e quindi c'erano state moltissime azioni da parte di Mountain Wilderness per cercare di evitare
certe nuove infrastrutture in montagna, ma anche per cercare di ridimensionare e di rivedere, ecco, in modo più sostenibile alcuni tipi di infrastrutture che già c'erano. Pensiamo al grande lavoro fatto sulla Marmolada, dove il ghiacciaio sta scomparendo, ecco, per cercare di limitare l'impatto, quindi cose che hanno dato dei frutti concreti importanti. Col passare del tempo, diciamo che l'attenzione si è spostata sempre più dalle aree selvagge della montagna anche ai comportamenti umani e a zone, cioè, diciamo, a aree, ambienti della montagna che invece sono vissuti, cioè anche gli ambienti dei montanari. Nel senso che oggi ormai ci si rende conto che salvare delle zone, diciamo, a macchia di leopardo, lasciarle intatte, è del tutto insufficiente, perché il comportamento umano esteso ovunque comunque non permette più, ecco, di salvare nulla, diciamo. Bisogna agire sui comportamenti quotidiani, nel caso dei monti wilderness in montagna, ecco, e anche nella vita quotidiana in montagna cercare di cambiare gli stili di vita. Quindi è un po' questo, diciamo, la svolta, che secondo me è un discorso molto interessante. È un periodo in cui l'ambientalismo, a parte la questione di Greta, comunque viene trova, ecco, ambienti abbastanza ostili, quindi non è facile resistere. Concordo anche sul fatto che, ad esempio, l'operazione, puliamo i campi base, K2, l'Everest, ha imposto regole di gestione più sostenibile dal punto di vista ambientale. Sì, ci sono stati cambiamenti utili. Seconda domanda. Avventura e sport estremi sono due cose diverse o sono la stessa cosa? Anche perché sempre di più i giovani in questa dimensione della ricerca della montagna, anche come di un luna park, non penso a quelle cose con le ali che vanno, oppure il canyoning estremo, tantissime cose. Ecco, rispetto a queste nuove mode, l'avventura che tu hai vissuto, come si può? Sì, ma penso che convenga distinguere, che si possa distinguere in modo abbastanza chiaro. Spesso quando si usa il termine estremo, in realtà ci si riferisce a qualcosa di molto ben pianificato tecnicamente, no? Come base jumping, non so, delle cose. Cioè, in alcuni casi non c'è nulla di estremo, salvo l'errore umano, perché a volte qualche imbragatura è attaccata male o cose di questo tipo. Però ecco, e lì siamo a livello di moda più che altro. E poi c'è il fatto che mentre a livello delle società contemporanee si cerca di rendere tutto sempre più sicuro, anche è un'illusione, perché la sicurezza non esiste in questo universo, tutto è cambiamento, no? Non ha senso parlare di sicurezza, casomai bisognerebbe essere più prudenti, ecco, e preparati. Però questo continuo tentativo di proteggerci, di tenerci dentro a campane di vetro in ogni momento della vita, si scontra con l'indole umana che resta sempre di noi fin dalla preistoria, quando potevamo incontrare un leone dietro l'albero o dover resistere a una tempesta all'aperto, ecco, senza i capi tecnici. E quindi in realtà nell'uomo c'è questa, in alcuni, c'è questa ricerca di vivere dei momenti adrenalinici estremi in cui si può anche rischiare la vita, come un modo per recuperare qualcosa di cui si sente una fortissima mancanza e che magari non si riesce a spiegare a livello psichico. Secondo me, ecco, è molto più interessante non cercare il momento del rischio, ma imparare a stare sulle montagne o nella natura anche selvaggia in una condizione di equilibrio. Cioè, l'avventura è anche la capacità tipica delle popolazioni native, ecco, che vivono o vivevano ancora negli ambienti selvaggi, ecco, di saper prevenire i rischi e non di buttarcisi dentro. Quindi una vita molto flessibile, senza mai fretta, perché questo è fondamentale,
con la capacità di cambiare meta, di cambiare direzione, di cambiare modo di pensare, magari in un certo, in una certa situazione, perché la grande impresa, credo, oggi è stare nella natura senza incrinare quel rapporto, senza mettersi in un rapporto insostenibile. Ecco, e quindi passare attraverso delle montagne o luoghi selvaggi è più importante stare bene in equilibrio là dentro piuttosto che scalare a tutti i costi una cima o una via o scendere un torrente in cui vabbè, deve andarci bene perché sennò accade qualcosa di brutto. Ultima domanda. I cammini dal viatico di Santiago di Compostela, no? Che oggi mi dicono è quasi impossibile percorrere perché partono prestissimo al mattino per trovare la dormiera, ci sono quello spagnolo, quello francese, guarda. I cammini stanno crescendo enormemente in Italia, no? Il cammino di Francesco, quello degli Etruschi, 100 torri in Sardegna, ce ne sono un'infinità. È una moda, è un nuovo modo di rapportare, non è alpinismo, non è avventura, e però forse non riappropriarsi di questo istinto primordiale. Vi ricordo una mostra bellissima a Novara sull'evoluzione dell'Homo sapiens che si intitolava Siamo in cammino da 2 milioni di anni. Sì, sì, io penso che sia molto positivo che ci si rimetta a camminare, ecco, che venga considerata un'esperienza sempre più interessante. Ho conosciuto tante persone che non avevano mai camminato e a una certa età, magari in un momento difficile della vita, per riprendersi provano ad andare a Santiago, prima settimana faticosissima, poi cominciano a trovarsi meglio, alla fine capiscono, ecco, che hanno la possibilità di vivere in modo molto migliore e non smettono più di camminare, vogliono sempre ripartire perché li fa star meglio che in qualsiasi altra situazione. Sì, quindi questo io penso che sia positivo, anche perché appunto mediamente non contiene nessun aspetto competitivo e invece è un momento sono momenti di riflessione, di vicinanza col mondo reale, e di anche vicinanza con altri esseri viventi, cosa che nella vita magari contemporanea è una cosa rara, salvo con gli animali di casa magari, ecco, ma non col resto. E quindi, ecco, secondo me, se uno va a fare le vacanze a piedi, nel tempo libero va a camminare, anziché magari fare le vacanze in automobile o in aereo o in qualche resort, ecco, a grande impatto, molto consumistico, mi pare molto, molto positivo. E trovo, perché ne conosco continuamente di persone che si sono appassionate, trovo che ci sia esperienza dopo esperienza una crescita in queste persone sotto molti punti di vista. Quest'estate bisogna dire che abbiamo visto delle esagerazioni, perché dopo il lockdown c'è stata una sorta di invasione sulle montagne, almeno io l'ho vista da tanti luoghi e molti mi hanno raccontato di altri, in cui persone senza nessuna preparazione e abituate magari ad andare appunto in spiaggia così, hanno spostato, ecco, semplicemente la meta, anziché andare magari sul Mar Rosso o alle Maldive, si sono riversati in montagna e molti si sono lamentati, ecco, di comportamenti inappropriati, ecco, appunto, come si volesse fare un'invasione. Per cui penso che adesso, più che continuare a pubblicizzare nuovi itinerari, sarebbe il momento di parlare molto di come ci si comporta in montagna, cioè sul rispetto, ecco, che è necessario, e la preparazione. Bene, ringraziando Franco Michieli per il bel dialogo, vi lascio con un pensiero che viene lontano dal tempo e dallo spazio. Era di un inglese, si chiamava Shakespeare, e si rivolge agli uomini e dice: e in
questa nostra vita. Via dalla folla trova, lingue negli alberi, libri nei ruscelli, prediche nelle pietre e ovunque il bene. E con questo pensiero auguro che ci accompagni in questi giorni. Grazie a tutti, buon cammino a tutti. Grazie Paolo. Davvero, l'ha detto Paolo, una bella chiacchierata. Per qualcuno che vuole firmare il libro, ma anche salutare direttamente Franco Micheli, di nuovo diamo l'indicazione da questa parte. Poi per chi non è già arrivato, facciamo anche noi un invito a un piccolo cammino, bisogna spostarsi per rientrare chi è interessato all'incontro successivo che è su Alta Merini. Noi salutiamo Franco Micheli, un po' lo invidiamo perché da domani va sui Monti Sibillini e noi no, e alla prossima occasione se ce l'abbiamo. Grazie. Ti faccio fare una firma a mio libro.